si è spenta la luce nella ripresa. Avete preso 3 gol in 17 minuti. Ma sai, dopo il secondo gol, secondo me siamo andati un po' in difficoltà, abbiamo perso un po' le misure. Magari è venuta anche un po' di paura, quindi, sai, le partite sono così. Ieri ho detto in conferenza stampa che dobbiamo stare attenti, no? Perché nel calcio può succedere di tutto. Infatti, oggi sono successe anche cose che non vedi spesso, no? Però dai, la cosa più importante è che siamo passati oggi, dobbiamo guardare quello e dobbiamo prendere questa batosta, no? Questo spavento come lezione perché non deve più succedere. Primo tempo l'abbiamo gestito bene, forse abbiamo gestito anche troppo, dobbiamo magari spingere un po' di più, cercare di fare un gol per mettere la partita in cassaforte invece. Però, sai, tutto sommato, il primo tempo è stato gestito bene, come avete detto voi, e nel secondo tempo è successo l'impossibile. Quindi, nella finale della Champions League è successo, no? Al Milan, vincevano 3-0. Dopo sappiamo tutti come è andata a finire, quindi se succede anche ai campioni, magari non deve succedere, però ci sta che succede anche a noi. Prendiamo come lezione e andiamo avanti, che è la cosa più importante. Visto che c'è da guardare l'aspetto positivo, credo che forse raramente ti era capitato di segnare un gol così importante, ma anche dal punto di vista emotivo, tutti i compagni ti hanno abbracciato. Insomma, credo che dopo il gol hai provato una sensazione veramente di liberazione. No, sai, forse abbiamo tolto un peso, no, dalle spalle perché veramente sembrava che la partita stava andando in un certo modo, facevamo fatica, no, a fare gol, quindi diciamo che è stata più che altro una liberazione per tutti. Sono stato fortunato a fare gol, quindi bene, siamo contenti, però ho segnato io, però anche se avessi segnato qualsiasi altro sarebbe stata una liberazione lo stesso, no? Quindi sono felice che ho fatto gol, però sono più felice perché siamo andati avanti, siamo passati e niente, adesso dobbiamo recuperare le energie per domenica. Ma questa è anche un po' una lezione, Ronaldo, no? Perché non siete riusciti a gestire bene questo vantaggio che avevate e quindi adesso anche in ottica di andare avanti, visto che ci saranno sempre andate e ritorno, con avversari probabilmente più forti, deve essere una lezione questa perché non si può sudare così, cioè non si può soffrire in questo modo dopo una partita dell'andata così. Ma secondo me, sai, secondo me si può anche soffrire, però dobbiamo soffrire in un modo diverso perché non ci sono partite facili. All'andata abbiamo giocato una partita diversa, anche loro, anche all'andata potevamo aver fatto qualche gol in più, quindi loro forse ci hanno anche graziati 2 o 3 volte nel secondo tempo, però anche noi all'andata abbiamo graziati loro più di una volta. Come ho detto, deve servire come lezione perché giocheremo contro squadre forti, però dobbiamo anche rispettare Renate perché non era una squadra scarsa, cioè arrivata ai quarti di finale con merito, ha fatto molto bene anche durante l'anno, per tanto tempo è stata prima in classifica, quindi dobbiamo anche tenere conto su questo. Avevano giocatori di qualità, abbiamo visto oggi, hanno fatto Cabascia ha fatto anche un bel gol e quello lì forse ci ha messo in difficoltà quel gol lì alla fine perché abbiamo preso 2-0, siamo andati in difficoltà, però come ho detto adesso in settimana cercheremo di analizzare bene quello che è successo oggi perché non deve più ricapitare. Ronny, io ti ritengo un ragazzo intelligente, anche se sei il capitano, sei uno dei leader di questo gruppo. Io ti chiedo solo una cosa: com'è possibile giudicare il Padova da 3 giorni fa e quello di oggi? Cioè, qual è il vero Padova? Perché non è la prima volta che quest'anno siete caduti in prestazioni così sconcertanti. Ricordiamo Matelica, Modena. Ecco, voglio dirti, è un difetto costituzionale che il Padova ogni tanto vada veramente così in crisi, oppure secondo te sono solo episodi? Perché quando poi andate in crisi ci andate veramente di brutto.
perché come hai detto tu giustamente potevate perdere anche 4-5-0. Allora oggi tu comunque primo tempo tu devi pensare che noi abbiamo gestito bene la partita, quindi è stato un problema del secondo tempo alla fine, giusto? Voi avete visto le partite da fuori, io magari ho fatto tante partite da dentro, magari tu, io vedo cose diverse da voi. Io chiedo a voi che squadra siamo noi? Voi che avete visto 40 partite tutto l'anno, che squadra siamo? Ho visto partite come 6-0 di Mantova e 6-0 col Carpi, dove avete fatto, ma anche il 4-0 alla Feralpi, dove avete fatto cose egregie. Cioè, voi siete una squadra, posso dirtela, senza mezze misure. O giocate al massimo, oppure riuscite ogni tanto a prendere queste imbarcate che sono clamorose. Quello che ti chiedo, cioè, come puoi giudicare uno che da fuori vede la partita come ho visto io a Renate, a Meda, e poi la vedo oggi? Io dico, non so più che Padova ho di fronte, perché a Meda c'è stato un Padova che mi è piaciuto tantissimo. Oggi era discreto, sì, come hai detto tu, nella gestione. Chi va a pensare che prendete 3 gol in 17 minuti? Voi non pensavate neanche voi, ma neanche noi. Quindi, come ho detto, sono episodi. Alla fine noi abbiamo preso il primo gol, che magari ci può anche stare di prendere il primo gol come abbiamo preso. Dopo quello ha fatto un gol da 40 metri, che è un gran gol, quindi lì magari è subentrato un po' di paura, un po' di... non lo so. Cioè, però comunque dobbiamo capire anche che adesso sono partite diverse, non siamo più in campionato. Nessuno si aspettava di prendere 2-0, no? E quindi lì magari viene la paura, magari anche no, i cambi, fai i cambi per vedere, cerca di sistemare la squadra, subentrano tante cose che adesso sono partite da dentro fuori, quindi ci sta che magari oggi siamo andati in confusione, non deve succedere, questo è, deve essere chiaro che non deve succedere, però oggi è successo, però noi comunque dobbiamo essere molto fiduciosi perché, come ho detto ieri, noi sappiamo la nostra forza, sappiamo quello che abbiamo fatto mercoledì, oggi il primo tempo abbiamo gestito bene e nel secondo tempo io voglio pensare che sono successi tanti episodi così. Anche il terzo gol è stato un episodio strano, o no? Non si vede spesso questi episodi, quindi magari anche noi in partita pensiamo, Madonna, cosa sta succedendo? Sembra che va tutto... per il verso sbagliato, no? Però abbiamo avuto anche un po' di forza per fare i gol che ci ha permesso di passare il turno. Io voglio essere fiducioso, voglio che anche voi siete fiduciosi perché sicuramente noi siamo il Padova, come abbiamo dimostrato più volte quest'anno, che siamo il Padova di mercoledì, non il Padova del secondo tempo di oggi. Siete riusciti a parlarvi nello spogliatoio oppure magari le emozioni della partita erano talmente tanti che forse non avevate neanche la forza di parlare? No, eravamo comunque contenti perché siamo riusciti a passare. Devo dire la verità, è stato un secondo tempo molto pesante. Siamo usciti anche un po' increduli, no? Perché non sembrava vero quello che stava succedendo. Però adesso abbiamo 3 giorni per capire bene quello che è successo. Cercheremo di trovare i motivi, no? Anche se secondo me io in testa ce l'ho ben chiaro quello che è successo. Però insieme a tutta la squadra, insieme allo staff, insieme al mister, tutti insieme dobbiamo capire bene tutto quello che è successo oggi al secondo tempo, perché adesso sono partite da dentro fuori, quindi... dobbiamo essere lucidi e forse secondo tempo non siamo stati mai lucidi, siamo andati in confusione e abbiamo sofferto fino alla fine.